Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di serie che ho visto nuovamente. Come vedete, il tema principale è alle mie spalle. Ma prima di partire con quello, vorrei anche rinnovare la mia, diciamo, recensione positiva per The Boys. Ho visto la seconda stagione e tutti i punti per cui ve l'avevo consigliata restano validi. Vi metto quello che era la mia vecchia analisi sia nelle schede che in descrizione. E ci tengo a dire che, per quanto mi riguarda, questa seconda stagione ha anche alzato il tiro e comincia ad alzare il tiro. Anche perché, vista la storia, non possiamo aspettarci altrimenti. Ma arriviamo a quello che è il tema di oggi. Oggi siamo qui per parlare di The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione di quella che ormai è diventata una serie antologica stagionale sulle case infestate, The Haunting. Vi avevo consigliato caldamente The Haunting of Hill House, che ad oggi resta nel mio cuore, e siamo qui per, diciamo, parlare un po' di Bly Manor. L'hanno fatto in tanti e anche io ci tengo a dire la mia, un pelo in ritardo, ma come sempre non ci interessa troppo di arrivare puntuali. Detto questo, sigla! In giro ho visto varie analisi, alcuni l'hanno incensata come un capolavoro, alcuni l'hanno definita superiore alla prima stagione, altri l'hanno bocciata totalmente, come a dire era bellissima e ora è monnezza. Io mi pongo, come spesso capita, in una posizione intermedia. Non la reputo migliore della prima stagione, senza dubbio, per quanto mi riguarda, quello che è riuscito a fare la prima stagione, questa non lo riesce a fare. D'altro canto, però, non è una stagione da buttare, non è una serie TV da buttare, e quindi sono qui per dirvi un po' come mai non raggiunge i livelli di The Haunting dal mio punto di vista, e anche per darvi un po' quello che è un po' più di ciccia su come mai abbiamo un livello qualitativo intermedio e dov'è che si perde un po' per strada. Il tema è sempre quello delle case stregate, anche se in questa accezione diventano un po' differenti. Come sempre abbiamo quel centro nevralgico che parte dalla casa infestata e invischia le persone che ci vanno a vivere o che ci si trovano magari a passare e restano, volenti o nolenti, incastrate in questo contesto. Per quanto riguarda la storia, non abbiamo tanto una storia di famiglia che si lega a quella di fantasmi, ma abbiamo la storia di un'istitutrice che arriva a lavorare in questa villa, in questa Bly Manor, per seguire due ragazzini che sono squisiti, ma che a volte mostrano degli aspetti un po' inquietanti, un po' strani, c'è qualcosa di strano sotto. Da qui in poi non dico nulla, ma la narrazione ovviamente gradualmente andrà a includere sempre più i fantasmi e il loro ruolo nella storia. Va detto però che quello che è il concetto di casa stregata qui viene un po' spostato, nel senso che il centro gravitativo che catturerà tutti è un po' differente rispetto a quello che era Hill House. Ma se avete visto la mia recensione sapete bene che la cosa che più mi ha colpito di Hill House era tutta la parte legata ai sentimenti, alla famiglia, a quelli che erano le relazioni. Ora, tutti questi elementi restano secondo me molto validi anche in Bly Manor. Abbiamo dei rapporti tra i personaggi che sono squisiti, abbiamo un approfondimento su tutti i vari personaggi, chi più, chi meno, ma comunque sempre con una grande cura. Abbiamo qualche colpo di scena, quella. E quindi, perché questo Bly Manor non riesce a risplendere come la prima stagione di The Haunting? Beh, per quanto mi riguarda, potrei riassumere tutto citando uno dei miei supporter. Troppo amore e pochi fantasmi. Questo è più o meno il problema principale di questa stagione, ma non solo, ne abbiamo anche alcuni relativi proprio alla narrazione interna e a come è stata portata avanti la struttura narrativa, il canovaccio narrativo. Perché se ricordate, la prima stagione spesso cominciava e inframmezzava qua e là vari flashback per darci modo di conoscere i personaggi. Questo succede anche in Bly Manor, attraverso flashback o attraverso qualcosa che è più o meno un flashback, visto sotto un punto di vista leggermente diverso. Il problema qual è? Che questi flashback spesso si fanno troppo incisivi. E per quanto mi riguarda, però, il problema principale è stato che determinate puntate in questa stagione saranno interamente incentrate su flashback, alle volte anche ripetitivi, alle volte anche eccessivamente tirati un po' troppo nelle tempistiche, che quindi rendono un po' il prodotto, dal mio punto di vista, meno coeso internamente. A questo si unisce un colpo di scena andando avanti nella serie, su cui però non voglio entrare troppo, che sposta l'attenzione rispetto a ciò che è la narrazione principale e i personaggi principali su qualcosa di completamente estraneo fino a quel momento. Questo per me è un grosso problema, perché va a scollare
quelle che sono le narrazioni delle persone invischiate in tutto questo trambusto con quello che è poi tutta la storia di Fantasmi. E questo secondo me è stato un punto debole, perché una delle cose principali che mi ha davvero colpito di The Haunting fosse come tutti gli elementi facessero un po' da orchestra, potenziandosi a vicenda, aumentando la narrazione, espandendola, aumentando la profondità di analisi che ci poteva essere dietro e quello che si nascondeva dietro la classica storia di fantasmi. Ecco. Questo in Bly Manor purtroppo più si andrà avanti, più ve ne renderete conto nelle ultime puntate soprattutto, si andrà un po' a perdere, spostando l'attenzione rispetto a quelli che sono i narratori e i personaggi principali. Questo dal mio punto di vista è un grande, grande passo indietro e mi è molto dispiaciuto. Capisco anche magari la volontà di staccarsi un po' da Haunting of Hill House e quindi darci una narrazione che non fosse troppo similare, e questo lo riesco a capire, però beh, non mi è piaciuta la strada che hanno scelto di percorrere. E quindi anche il fantasma principale, che poi sarà il nemico di questa storia, va un po' a sembrare troppo infilato con le pinze nella situazione in cui volevano infilarlo. E questo, ancora una volta, mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Oltre questo, come dicevo, questi problemi nella narrazione vanno ad impattare direttamente con quelle che sono le tematiche emotive, che sono sì presenti, l'amore è molto forte ed è anche molto bello come viene narrato. È un racconto ancora forse più gotico e ancora più romantico rispetto a quello che è Hill House, sotto certi aspetti dell'amore. Lì la famiglia, per quanto mi riguarda, però riusciva a consegnarci anche un'analisi sull'amore e sui legami molto più profonda di quella che questa Bly Manor riesce a fare. Insomma, come capite bene, non sono rimasto soddisfatto e ci sono varie cose che, dal punto di vista proprio della narrazione, vanno ad impattare sulla portata emotiva. Non dico che non sia una serie che può emozionare, anzi, mi ha emozionato e penso che possa emozionare molti. Anche, magari anche un po' più di quello che è stato The Haunting of Hill House. Questo non è stato il mio caso, come non è stato il caso di tutti quelli che l'hanno invece blastata in giro. Però ci tenevo semplicemente a dire che sicuramente non siamo dalle parti di The Haunting of Hill House per quanto mi riguarda, ma non siamo nemmeno dalle parti di un pessimo film di fantasmi. Ecco che sono alcune delle cose che ho captato in giro. Insomma, è proprio vero. Troppo amore, pochi fantasmi. E questo, dal mio punto di vista, è stato un po' una tristezza. Certo, è sicuramente una serie tecnicamente ottima. Paradossalmente, l'attrice principale, che sarà quella che è l'istitutrice che segue i ragazzi, non mi ha convinto come recitazione. L'ho trovata sempre troppo eccessiva nella recitazione. E questo è un po' un peccato, anche se forse rientrava un po' nel ruolo che le avevano scritto. Insomma, ragazzi, questo è tutto quello che volevo dire. Ci tengo a sentire la vostra opinione nei commenti. L'avete promossa? L'avete bocciata? L'avete, non lo so, schifata totalmente? Avete preferito glissarla dopo alcune recensioni negative? Ditemi la vostra e io vi invito comunque a guardarla, perché ripeto, il fatto che sia stata così divisiva potrebbe magari farvi andare in una barricata completamente diversa da quella che avete visto nel vostro YouTuber preferito, che non sarò verosimilmente io. Detto questo, però, grazie per l'attenzione, grazie a tutti i supporter che permettono al canale di stare in piedi e, come sempre, condivisioni, like, iscrizioni, bla bla bla, ed alla prossima!